Scherzo, le Iene 2021 a Valentina Persia da Stefano Corti. Ebbene sì, Valentina Persia purtroppo per lei è stata vittima di un divertentissimo scherzo creato ad hoc, creato ad arte, da parte del bravo Stefano Corti. Adesso vi racconterò brevemente questo scherzo per poi fornirvi una mia recensione, quindi una mia opinione. Allora, a 50 anni Valentina ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per rifarsi il seno. Diciamo che ha un bellissimo seno Valentina, infatti è un seno che comunque appare florido, bello, tonico, sodo e soprattutto bello da guardare. E proprio Stefano Corti in questo scherzo, architettato in maniera davvero piacevole e garbata, va a far credere attraverso un team di persone che stanno d'accordo con lui stesso che le protesi che sono state impiantate di recente, o meglio da qualche tempo, a Valentina Persia vanno assolutamente rimosse perché vanno ad emettere dei feromoni che sono capaci, sono in grado di attirare gli uomini. E nel corso dello scherzo, infatti, si verificheranno situazioni come questa, ossia che tanti uomini vengono ad essere attratti proprio dalle tette, o meglio dall'odore che il seno di Valentina Persia andrebbe ad emettere. E quindi si vedono questi uomini, questi spasimanti, no, che ci provano. Uno addirittura le tocca il sedere, quindi lato B, un altro paga il conto al ristorante pagando anche due vodka inclusi, un altro ancora si propone mettendo un biglietto, che è sempre lo stesso uomo di prima, un certo Vladimir, con tanto di dedica, e altri personaggi che sentono questo odore che sarebbero attratti proprio dall'odore che Valentina Persia emette dai suoi seni. Insomma, anche il caro amico d'infanzia viene coinvolto, o meglio viene, diciamo così, attratto dal seno e dai feromoni che emette Valentina Persia. Alla fine però le vanno a far credere tutto, infatti Stefano Corti ce l'ho scoperto e dice: guarda che sei stata vittima di uno scherzo architettato da parte mia di Le Iene. Ovviamente Valentina non ci crede, insomma, no? È scioccata, insomma, è veramente perdutamente scioccata per quello che per l'appunto si va a verificare. Ecco, questo scherzo a me è piaciuto molto, sono sincero, però devo essere sincero. Secondo me, sottolineo, lo dico 5-6 volte, secondo me Valentina Persia si è resa conto dopo qualche tempo, dopo qualche oretta, non subito, però secondo me, dopo qualche tempo, secondo me, ripeto, Valentina Persia si è resa conto che era uno scherzo ordito da parte di qualcuno nei suoi confronti. È una mia opinione, sia ben chiaro, e spero di sbagliarmi. Vabbè? Detto ciò, lo scherzo comunque è molto divertente, è molto garbato. Stefano Corti ha avuto un'idea eccellente nel realizzare e nell'impacchettare questo scherzo, che sicuramente può essere considerato ironico e degno di lode, degno del nome che porta, però, e ammetto anche che Valentina Persia, quando ci si mette, o meglio sempre, è una bellissima donna, quindi complimenti a Valentina Persia. Lo dice un fan romano come te, cara Valentina, se mi stai guardando e ascoltando. Detto ciò, grazie a tutti, da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia, iscrivetevi al canale, commentate, narratore italiano vi dice questo, quindi voto a questo scherzo, beh, un bel 7,5 se lo prende, anche 8. Ciao!